Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen, bringt Waffen und Tod. Und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA, Atomkrieg ja, bitte doch und da. Auf Polen, Mittler Osten, Nicaragua, er will den Endsieg, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Auf West, auf Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Auf West, auf Ost, auf Raketen muss Rost. Wer will die Säcke im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen? Doch dein Krieg um hirnverbrannte Ziele, der läuft nicht wegen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russenhass an deinen Strahlenregen. Mensch, Glitterfest, der Film ist aus, nimm die Raketen mit nach Haus. Denn wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Pest. Dieser Regen kommt als Mann der Rüstungsindustrie, but the people of the States don't want it, nie. Und den wahren Frieden wird's erst geben, wenn alle Menschen ohne Waffen leben. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Buonasera, siamo giunti alla quarta serata della rassegna del Teatro Out Of sulla figura di Joseph Beuys. Affronteremo l'aspetto più politico, anche se tutto il suo lavoro è politico, anche se l'arte è uno strumento politico per penetrare nei meandri del vivere comune. Ebbene, questo aspetto politico, democrazia e partecipazione, che poi è il titolo della serata, verrà declinato in varie performance, interventi e Demokratie und Teilhabe, la traduzione in tedesco della serata, si tratta prevalentemente di, sì, certo, di partecipazione, di democratizzazione del sapere, della scienza, di inclusione, e i contributi sono molto diversi, legati a, anche questi, a molti settori del sociale, ma con una particolare attenzione nei riguardi dell'educazione, che era uno dei cavalli forti di Joseph Beuys. Certo. E poi l'idea di democrazia, quella vera, che doveva essere per Beuys svincolata dal denaro, cosa che non è esattamente così attualmente. Voice over one. For me, the air is a symbol of incarnation, which the air really enacts something a human can only do in imagination. It burrows, building itself a home in earth. Thus, it incarnates itself in the earth. That alone is important, so it seems to me. Honey on my head, of course, has to do with thought. While humans do not have the ability to produce honey, they do have the ability to think, to
to produce ideas. Therefore, the state and morbid nature of thought is once again made living. Honey is an undoubtedly living substance. Human thoughts can also become alive. On the other hand, intellectualizing can be deadly to thought. One can talk one's mind to death in politics or in academia. Voi Geover 1, per me la lepre è un simbolo di incarnazione, che la lepre mette in scena davvero, qualcosa che un essere umano può fare solo con l'immaginazione. Scava, costruendosi una casa nella terra. Così si incarna nella terra, solo questo è importante. Così mi sembra. Il miele sulla mia testa ovviamente ha a che fare con il pensiero. Sebbene gli esseri umani non abbiano la capacità di produrre miele, hanno la capacità di pensare, di produrre idee. Quindi la natura stantia e morbosa del pensiero è nuovamente resa viva. Il miele è una sostanza senza dubbio vivente, anche i pensieri umani possono diventare vivi. D'altra parte l'intellettualizzazione può essere mortale per il pensiero. Si può parlare con la propria mente fino alla morte nel mondo politico o nel mondo accademico. Voice over 2. It was only Boy's first solo exhibition in a private gallery. It is sometimes referred to as his best known action. Voice over 2. Era la prima mostra personale di Beuys in una galleria privata. A volte viene definita la sua azione più nota. Voice over 3. At the beginning of the performance, Beuys locked the gallery doors from the inside, leaving the gallery goers outside. They could observe the scene within only through the windows. Voice over 3. All'inizio della performance Beuys ha chiuso a chiave le porte della galleria dall'interno, lasciando fuori i frequentatori della galleria. Potevano osservare la scena all'interno solo attraverso le finestre. Voice over 4. Joseph Beuys, with his head entirely coated in honey and gold leaf, began to explain pictures to a dead hare, whispering to the dead animal on its arm in an apparent dialogue. He processed through the exhibit from artwork to artwork. Occasionally, he would stop and return to the center of the gallery, where he stepped over a dead fir tree that lay on the floor. Voice over 4. Joseph Beuys con la testa interamente ricoperta di miele e foglia d'oro iniziò a spiegare le immagini a una lepre morta, sussurrando all'animale morto sul braccio in un dialogo apparente. Ha elaborato la mostra dall'opera d'arte all'opera d'arte. Di tanto in tanto si fermava e tornava al centro della galleria, dove calpestava un abete morto che giaceva sul pavimento. Voice over 5. After 3 hours the public was left into the room. Beuys set up a stool in the entrance area with the hare on his arm and his back to the onlookers. Voice over 5. Dopo 3 ore il pubblico è stato fatto entrare nella stanza. Beuys sedeva su uno sgabello nella zona d'ingresso con la lepre sul braccio e la schiena agli spettatori. Voice over 6. The performance was the high point of Beuys' development of a broadened definition of art, which had already begun in his drawings of the 1950s. He celebrated the ritual of explaining art with an action that was, for his viewers, effectively silent. Voice over 6. La performance è stata il punto più alto dello sviluppo di Beuys di una definizione più ampia di arte, che era già iniziata nei suoi disegni degli anni 50. Ha celebrato il rito di spiegare l'arte con un'azione che era, per i suoi spettatori, effettivamente silenziosa. Voice over 7. The relationships between thought, speech,
la relazione tra pensiero, parola e forma in questa performance era caratteristica di Beuys. Nel suo ultimo discorso parlando della Germania, tedesco, Sprechen über Deutschland, 1985, ha sottolineato di essere essenzialmente un uomo di parole. Voice over eight. When I speak, I try to guide the power's impulse so that it flows into a more fully descriptive language, which is the spiritual perception of growth. Voice over otto. Quando parlo, cerco di guidare l'impulso di quel potere in modo che fluisca in un linguaggio più completamente descrittivo, che è la percezione spirituale della crescita. Voice over 9. The integration of speech and conversation into his visual works plays a meaningful role in how to explain pictures to a deaf ear. Voice over 9. L'integrazione della parola e della conversazione nelle sue opere visive gioca un ruolo significativo in come spiegare le immagini a una lepre morta. Voice over 10. The hare is an animal with broad, centuries-old symbolic meaning in many religions. In Greek mythology, it was associated with the love goddess Aphrodite. To the Romans and Germanic tribes, it was a symbol of fertility, and in Christianity it came to be connected with the resurrection. This interpretation is also supported by the mask that Beuys wore during his performance. Gold as a symbol for the power of the sun, wisdom and purity, and honey as a Germanic symbol for rebirth. Voice over 10. La lepre è un animale con un significato simbolico ampio e secolare in molte religioni. Nella mitologia greca era associata alla dea dell'amore Afrodite, per i romani e le tribù germaniche era un simbolo di fertilità e nel cristianesimo venne collegata alla risurrezione. Questa interpretazione è supportata anche dalla maschera che Beuys indossava durante la sua performance, l'oro come simbolo del potere del sole, della saggezza e della purezza, e il miele come simbolo germanico della rinascita. Voice over 11. Materials and action that Beuys used for his performance had specific symbolic value for him. For example, honey was the product of bees. Cool for Beuys, following Rudolf Steiner, represented an ideal society of warmth and brotherhood. Gold and its importance within alchemy. And iron, the metal of Mars, stood for the masculine principle of strength and connection to the earth. A photograph from the performance in which Beuys is sitting with the hare has been described by some critics as a new Mona Lisa of the 20th century, though Beuys did not agree with that. Voice over 11. I materiali e le azioni che Beuys ha usato per la sua performance avevano un valore simbolico specifico per lui. Ad esempio, il miele era il prodotto delle apiche. Per Beuys, al seguito di Rudolf Steiner, rappresentavano una società ideale di calore e fratellanza. L'oro aveva la sua importanza all'interno dell'alchimia. Il ferro, il metallo di Marte, rappresentava i principi maschili di forza e connessione con la terra. Una fotografia della performance, in cui Beuys è seduto con la lepre, è stata descritta da alcuni critici come una nuova Gioconda dell'XX secolo, sebbene Beuys non fosse d'accordo. Voice over 12. The performance is considered a key work and was recreated by Marina Abramović in 2005 at the Salomon Guggenheim Museum in New York as a part of her series Seven Easy Pieces. Voice over 12.
La performance è considerata un'opera chiave ed è stata ricreata da Marina Abramovic nel 2005 al Solomon R. Guggenheim Museum di New York come parte della sua serie Sette Pezzi Facili. Voice over 13. The Sleeping Farmer, until now Simulacrum, is reenacting a performance by Antonio Sixti made in Milano in 1979 at 9:30 p.m. on Saturday 10 and Sunday 11 of March, when he tried to salt the salt for 101 tentatives. This reenacting is a homage to the great artist known as Joseph Beuys. Voice over 13. Il fattore o contadino dormiente fino ad ora un simulacro ripropone una performance di Antonio Sixti realizzata a Milano nel 1979 alle 21:30 di sabato 10 e domenica 11 marzo, quando cercò di salare il sale facendo 101 tentativi. Questa rievocazione è un omaggio al grande artista noto come Joseph Beuys. Italo Tommasoni, critico d'arte, ha avuto una lunga relazione con Joseph Beuys, come altri ospiti di questa rassegna. E Italo, la tua relazione, la tua visione di Joseph Beuys, qual è? Sì, grazie. Dici bene visione, perché in realtà a me pare che si debba proprio interpretare la vicenda umana, artistica e culturale di Joseph Beuys sotto la luce e sotto il paradigma proprio della visione del mondo. E quindi io ho sempre pensato che si dovesse interpretare Beuys come un testo. Del testo Beuys ha la completezza, la totalità, e vorrei dire anche la sistematicità addirittura galileiana del modo di concepire il mondo e di analizzarlo in tutti i suoi aspetti. Questo testo ha due poli essenziali che riguardano la sua visione del mondo. Da un lato c'è questo demone etico e dall'altro la necessità di comunicare attraverso il linguaggio. Sono due aspetti evidentemente in collegamento molto stretto e funzionale l'uno con l'altro, e che non potrebbero vivere l'uno senza l'altro, anche se evidentemente sono profondamente diversi per come si sono poi rivelati nella fenomenologia della contemporaneità. Perché dico questo? Quando dico demone etico, evidentemente è una derivazione filosofica che Beuys prende e deriva dalla cultura filosofica tedesca, che parte con Hegel e che vuole avere un essere che si possa misurare con la realtà delle cose, e che arriva fino ad Heidegger, in cui quell'essere è talmente insediato all'interno della vita e della realtà che diventa da essere, diventa esserci, cioè stare proprio dentro. Questa situazione, che appunto è una dimensione filosofica, si coniuga nella contemporaneità con la necessità di comunicare tutto questo. Ma questa comunicazione in quale clima culturale e soprattutto in quale cultura avviene nella nostra modernità? Il linguaggio nella modernità
che noi conosciamo comincia, diciamo così, nella versione attuale, intorno alla fine degli anni 60, con gli strumenti del comunicare ed il medium e il messaggio di Marshall McLuhan. È un tipo di comunicazione e di linguaggio che si orienta sempre più verso una forma di dematerializzazione e che soprattutto si fonda su un medium che finisce per assorbire esso stesso il messaggio. Boyce come poteva collocarsi in maniera armonica con questa dimensione della lingua, qual è quella che la modernità ci ha consegnato? Boyce aveva una dimensione della lingua che era quella che derivava dalla sua voce, e il medium attraverso cui questa voce si poteva manifestare o comunque poteva essere oggettivata visivamente era la lavagna. Quindi allora si capisce bene che questa sua dimensione, che è orientata in termini assolutamente, direi, arcaici, sciamanici, metafisici, se volete, non poteva essere collocata all'interno di una visione qual è quella in cui ormai, come ci ha insegnato Michel Foucault, le parole si sono separate dalle cose. Questa separazione delle parole dalle cose nasce ormai nella modernità con le avanguardie storiche, e noi sappiamo che le avanguardie storiche hanno abolito l'idea della mimesi, hanno abolito la possibilità della rappresentazione, la possibilità della narrazione. Si è detto infatti che questo è il tempo in cui sono finite le grandi narrazioni. Che cosa significa questo per una figura e per un pensiero come quello di Joseph Beuys, che è un pensiero incarnato su delle situazioni assolutamente materiali che confliggono con la dematerializzazione di oggi, con il ciberspazio, confliggono con la rete, che è quella dove si consuma ormai ogni ritualità della comunicazione e del messaggio. Boyce, voi saprete certissimamente che nel 1964 addirittura fece una lezione ad un lepre morto. Nel 1972, mi pare, sì, intorno al 72, al 74, si trasferì a New York nella galleria di René Bloch per parlare di storia dell'arte ad un coyote, che è l'animale simbolo della cultura americana, cioè, e che addirittura incise un nastro nella quale lui rapportava la voce ai movimenti della glottide in modo tale da poter emettere dei suoni che potessero essere assolutamente comprensibili per tutti, uomini, animali, piante, addirittura vegetali. Questa è la visione globale del mondo. E in questa dimensione, evidentemente, la sua condizione umana era una condizione di solitudine. È un'antropologia nuova quella che lui crea nell'arte, ma è un'antropologia eroica, perché è sicuramente dissaldata, dissociata da tutto quello che succedeva presso di lui e con lui nella stessa epoca in cui lui operava. Perciò da questo deriva una profonda solitudine di Joseph Beuys. Io ripeto, in 5 anni di frequentazioni, che vanno dal 1980, quando appunto lo conobbi personalmente in occasione dell'incontro con Burri, e poi al 1985, quando ricevetti la sua ultima lettera, l'11 maggio del 1985, da Capri, ecco, attraverso una serie di stazioni che poi ricorderemo, se abbiamo ancora 2 minuti di tempo, tutto questo indica che Joseph Beuys era in realtà un soggetto che era assolutamente estraneo alla modernità. Noi pensiamo di poterlo decifrare come un artista della contemporaneità, come un artista addirittura rivoluzionario, e lui diceva che la rivoluzione siamo noi, ma la rivoluzione siamo noi significava la rivoluzione dell'arte, cioè dell'arte che era qualcosa di antientropico, di profondamente antientropico e soprattutto di antitecnologico, perché Beuys sapeva perfettamente quali fossero i pericoli insiti nella esasperazione della tecnologia. E le sue opere non erano nemmeno la creazione di oggetti o di opere singole, ma
i passaggi e le tappe di un percorso che si evolveva attraverso un vero e proprio processo, una processualità in cui lui era in grado di poter appunto dire che la rivoluzione siamo noi, perché è quella che si fonda esclusivamente sull'arte e che è un valore che è contro l'entropia, che fronteggia l'entropia e fronteggia anche la condizione, diciamo, alienante della condizione umana. Ecco, questo è che cosa potremmo pensare di un soggetto di questo tipo che non vede con l'occhio ottimistico e forse anche ingenuo l'idea del progresso della nostra modernità. Che lui è una di quelle figure che Ludwig Biswanger definiva una forma di solitudine, di esistenza mancata, di qualche cosa che non si è profondamente realizzata nel proprio tempo. Questa credo che sia la lezione più profonda di Joseph Beuys, il fatto di aver fatto capire quale fosse la sua profonda, il suo profondo anacronismo rispetto a quello che la civiltà contemporanea gli stava segnalando e che voleva che fosse in qualche modo rappresentato anche da lui. È una concezione, diciamo così, una interpretazione che forse non è condivisa e forse non è nemmeno condivisibile, ma che comunque potrebbe non essere condivisa da tutti, ma che merita di essere approfondita proprio perché è così che io immagino l'opera di Beuys e la figura di Beuys e la sua stessa vicenda come un testo, nel senso proprio classico del termine, di voler essere nel mondo. E lui era nel mondo con tutti quei passaggi di cui io mi sono avvantaggiato frequentandolo, perché ricordo il primo incontro, come ho detto, a Perugia, e poi dopo ci siamo visti a Mahé, poi ci siamo visti a Capri, ci siamo visti a Napoli, ci siamo visti a Cuma, là dove Beuys si aggirava da solo nell'antro della Sibilla, come con una figura che era veramente sospesa al di fuori del tempo, una figura che mi suggerì addirittura l'idea di Caspar David Friedrich, che sta in piedi di fronte ad un paesaggio dilatato dove il tempo non ha più la dimensione dello scorrere del tempo moderno, ma che è un tempo che non ha parametri di misurazione. Ecco, questa è l'idea, ed è questa forse l'intuizione che ha permesso a Joseph Beuys di dedicarmi addirittura due straordinarie lavagne che oggi si trovano in un museo giapponese, dove lui aveva segnato due linee semplicissime, una grande linea orizzontale e una linea curva. Non erano certamente le dimensioni dello spazio, erano le dimensioni del tempo che si dilatava, come vi dicevo, secondo una sua impronta forte che egli dava. Ecco, tutto questo io ricordo di Joseph Beuys, la mia memoria personale vale anche come omaggio alla sua grandezza, alla sua capacità di rovesciare certi parametri e di imporsi per questa sua forza assolutamente misurabile con i metri della nostra contemporaneità, e per la quale io lo ricordo continuamente nella sua modalità di essere un grande personaggio e un grande interprete, forse suo malgrado, della contemporaneità nella quale egli ha vissuto. Io intendo ampliare la coscienza delle persone, per esempio riguardo alla realtà politica. Io non sono dell'opinione che viviamo in una democrazia o che veniamo educati per essere persone libere. Cosa vuol sapere la gente di se stessa? Rivendico la trasformazione di tutti i concetti. Nessun vecchio concetto ha più valore. La metamorfosi, per esempio, dell'idea di democrazia, che all'oggi corrisponde ad una visione antiquata. Oggi è oggi. Tutto si sviluppa,
tutto si costruisce. Le decisioni sono elementi costitutivi. Quello che scelgo di fare oggi può non essere giusto domani. Io ho bisogno della correzione di altre persone, che altre persone correggano i miei errori. Io sono artista e insegnante, un nuovo tipo di artista, non accademico e non burocrate. L'arte antropologica non cerca solo innovazione, intende soprattutto porre l'uomo al centro della sua attività e della società. È compito dell'arte appellarsi ad un essere umano migliore e così facendo avviare un cambiamento sociale. Contenuti teorici diventano visibili all'immaginazione senza la necessità di una teoria. Così funziona la nuova arte, l'arte sociale, e ogni essere umano è artista. Sì. Buonasera Rainer Rappmann, grazie per essere in collegamento con noi. Rainer Rappmann è l'editore della casa editrice Free International University, Freie Internationale Universität, che prende nome in realtà da un'iniziativa anche artistica, ma non solo artistica, di Josef Beuys. E mi piacerebbe che partissimo a parlare proprio da questo. La rivoluzione siamo noi. Ich beginne auf Italienisch. Das ist einer der wenigen Sätze, die ich kann. Die Revolution sind wir selbst. Beuys hat in seiner Klasse in der Akademie, wollte er jeden Studenten aufnehmen, der bei ihm studieren wollte. Aber das wurde mit der Zeit einfach so viele und es wurde auch verboten, dass er alle aufnimmt. Und so haben sie eines Tages das Sekretariat besetzt, um die Aufnahme zu erzwingen. Dort sind sie aber von der Polizei abgeholt worden und Beuys hat dann nach einer Alternative gesucht. Er hat mit Freunden, mit Klaus Steg, mit Heinrich Böll zusammen gegründet die Free International University, die Freie Internationale Universität für Kreativität und interdisziplinäre Forschung. Und als ich das große Interview mit ihm 1974, also es war im Jahre 1972 diese Gründung, und als ich das große Interview gemacht habe mit ihm 74 über die soziale Plastik, da war eigentlich die Gründung immer noch im Gange und es waren sogar in Düsseldorf Hallen versprochen, wo die FIU starten sollte. Aber als die Politik bemerkt hat, dass da eben auch politische Ideen dabei sind, wurde das wieder zurückgestellt oder gar untersagt. Aber in den folgenden Jahren ist Beuys ja sehr viel herumgereist und hat sehr viele Menschen getroffen. Und diese Idee einer freien internationalen Universität, die hat bei vielen Menschen so gezündet, dass sie Ortsgruppen oder Zweigstellen von dieser Idee gegründet haben, die meistens auf Vereinsbasis stattgefunden haben. Und wir haben auch in Wangen im Allgäu, Lindau am Bodensee, hier am Lac de Constance, haben wir eben auch eine Zweigstelle gegründet, 1980 ungefähr, die Freie Volkshochschule Argental, zu der uns Beuys auch mehrere Male besucht hat. Eine Veranstaltung war besonders eindrücklich, ein Jahr vor seinem Tod ist es gelungen, die beiden Künstler, muss man sagen, also der Schriftsteller Michael Ende und der Künstler Josef Beuys, für 3 Tage nach Achberg zu holen. Die haben sich zuerst im kleinen Kreis bei uns privat getroffen, weil Ende wollte nicht gleich an die Öffentlichkeit. Und dann ist es aber immer
größer geworden und am Schluss, am letzten Tag, eine große Veranstaltung in der Waldorfschule hier in Wangen mit 800 Zuhörern. Und mein Anliegen war es, die beiden ins Gespräch zu bringen, weil Michael Ende sich eben auch mit der sozialen Plastik, mit der Idee der Dreigliederung beschäftigt hat und eben auch einen eigenen Kunstbegriff hatte. Sie sind auf der Ebene der Idee der sozialen Plastik, der Dreigliederung, sind sie ganz gut miteinander ins Gespräch gekommen, aber im Kunstbegriff konnten sie sich nicht verständigen. Weil Michael Ende gesagt hat, der Beuys will immer direkt in die gesellschaftliche Gestaltung eingreifen mit seinem Kunstbegriff, während ich bevorzuge es, innere Bilder zu schaffen für die Menschen. Und mit diesen Bildern soll mit den Menschen etwas geschehen und wachsen und sich verändern und sie sollen dann eben ihre eigenen Wege gehen. Also an dem Punkt sind sie nicht zusammengekommen. Wir haben dann nach dem Tod von Beuys diese Gespräche auch publiziert im FIU Verlag. Molti hanno considerato Joseph Beuys come un artista insegnante, educatore, un artista in cui l'opera dell'insegnamento era forse più importante dell'opera materiale. Ci può parlare della visione pedagogica o del rapporto con l'insegnamento e la sua visione della funzione dell'insegnamento nella società? Auf jeden Fall war ihm wichtig, dass die Erziehungsfrage, die Bildungsfrage in Freiheit stattfinden kann, dass sie nicht vom Staat gelenkt ist oder vorgeschrieben ist und auch nicht von wirtschaftlichen Kräften beeinflusst wird. Das ist ja eigentlich ein Grundelement dieser Dreigliederungsidee. Freiheit in der Kultur, in der Wissenschaft, in der Erziehung. Und dann war ihm natürlich zentral wichtig die Rolle der Kunst selbst als Erziehungsmittel. Also das künstlerische Üben in den verschiedenen Disziplinen, vom Malen, Plastizieren, Singen, Tanzen, Dichten, alle möglichen Künste hat er als Übungsfelder verstanden, ohne die Wissenschaft dabei auszuschließen. Im Gegenteil, er hat eigentlich sein wissenschaftliches Interesse hat er immer in Notate verwandelt, in Zeichnungen, dazu parallel gezeichnet, um sich Dinge zu vergegenwärtigen oder zu aktualisieren. Oder wie kann man die kosmische Entwicklung beispielsweise verstehen? Oder wie ist das Menschenverständnis? Und darüber hat er natürlich mit den Studenten und den Teilnehmern immer gesprochen. Und bei der FIU, bei der Honigpumpe Documenta, da ging es speziell auch um alternative Gesellschaftsideen. Es war ja damals noch der eiserne Vorhang und wir hatten schon Ende der 60er Jahre Kontakt mit den Prager Reformern vom Prager Frühling und die waren jetzt speziell auch bei der Documenta Honigpumpe eingeladen und haben dort über die Ideen eines dritten Weges jenseits von Kapitalismus und Kommunismus gesprochen und ihre Ideen da vorgestellt und sind mit uns damals ins Gespräch gekommen. Zwei, drei Jahre vorher waren sie schon in Achberg 1973 im Kulturzentrum Achberg, wo ich den Beuys zum ersten Mal getroffen habe. Das war der Jahreskongress 5 Jahre Prager Frühling. Nelle sue apparizioni pubbliche Joseph Beuys ha spesso assunto il ruolo di un critico severo della democrazia reale. Allo stesso tempo ha fatto riferimento al termine di democrazia diretta e a progetti come l'Omnibus für Direkte Demokratie. Ci può parlare di questo aspetto del suo lavoro? Ich habe ja schon erwähnt, dass er bei der Documenta 1974 es auch vorgezogen hat, nicht nur irgendwelche Werke dort abzugeben oder auszustellen, sondern dass er dann es vorgenommen hat, 100 Tage lang sein Büro für direkte Demokratie dort zu installieren und mit den Menschen über das Thema ihrer Mitgestaltungsmöglichkeit in den gesellschaftlichen Verhältnissen zu diskutieren. Also man muss da auch ein bisschen auf die Quelle oder wo diese Idee herkam. Das war
von Peter Schilinski, der in den 50er Jahren schon in den Witthuis-Teestuben auf Sylt diese Ideen der Dreigliederung debattiert hat und in einer Zeitung publiziert hat oder auch auf die Straße gegangen ist. Und diese Zeitung hatte Beuys auch abonniert. Und so haben sie sich dann Anfang der 70er Jahre auch persönlich kennengelernt. Und Beuys hat immer die Dinge gleich auch umgesetzt und hat in der Düsseldorfer Altstadt in einem Ladenlokal dieses Büro für direkte Demokratie gegründet und ist dann 72 auf der Documenta gleich nochmal 100 Tage lang installiert. Und diese Idee der direkten Demokratie basiert ja darauf, dass es nicht genügt, dass wir alle 4-5 Jahre unsere Stimme abgeben und Politik wählen, die dann über uns herrschen, sondern dass wir in einzelnen Sachfragen, die von unten her aufgebaut wird, auch ein Mitbestimmung, dass wir unsere Stimme mit ins Spiel bringen können. Und von den Achberger Freunden ist dann die sogenannte dreistufige Volksgesetzgebung entwickelt worden, wo Beuys eben auch mitgearbeitet hat. Das war dann schon Anfang der 80er Jahre von Initiative. Dann muss man eine gewisse Anzahl von Unterschriften haben. Dann kommt es zum Begehren und in der dritten Stufe dann schließlich auch zum Entscheid. Jeweils über Sachfragen, die eine Mehrheit von Menschen gerne mitbestimmen möchte. Und bei dieser ersten Documenta ist auch gleich wieder ein Kunstobjekt entstanden, nämlich die Rose für direkte Demokratie. Sie haben ja selbst eine da stehen neben sich. Ist das auch ein Messzylinder oder eine Vase? Das ist hier eine Vase. Ja, bei Beuys ist es eben ein Messzylinder aus der Chemie gewesen mit den Ziffern. Ich habe da hinten auch eine stehen, ich hole sie gerade mal. Mhm. Das ist also dieser Messzylinder aus der Chemie und da steht drauf, handschriftlich, Rose für direkte Demokratie, Josef Beuys, denn ohne Rose tun wir es nicht, da können wir gar nicht mehr denken. Und die wurde jeden Morgen, wurde die Rose, eine frische Rose in diesen Messzylinder auf dem Schreibtisch gestellt. Rainer Rappmann, grazie anche per questo gesto performativo sulla rosa della democrazia diretta. I migliori saluti, a presto. Sono Francesco Scalas, studio all'Accademia, alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e sto collaborando col Teatro della Via, Out Off, all'iniziativa per il centenario di Josef Beuys. Beuys mi ha detto che ogni essere umano è un artista poiché è in grado di creare qualcosa. Mi ha detto che ognuno di noi quotidianamente compie dei processi creativi e che in realtà tutto il sapere umano deriva dall'arte e anche che concetti come la scienza o la storia si sono sviluppati dalla facoltà creativa e immaginativa dell'uomo. Non sono autoriflessiva, quindi mi sono sempre interessati gli autori che nella loro vita cercano l'evolversi e non il pensiero fermo, perché il pensiero fermo porta a niente se non alla morte, basta. Utilizzava il grasso nelle sue sculture proprio perché non è rigido. A seconda della temperatura, a seconda della pressione, muta, no? Diventa più fluido, più solido. E il grasso ha una funzione precisa nella sua teoria. I suoi lavori con il grasso appunto si presentano come opere d'arte mai davvero concluse. E in continuo. Certo. Secondo lui era importante fare attenzione anche ai piccoli gesti creativi che compiamo quotidianamente, che sembrano aver perso valore, ma in realtà assemblare, anche qui questo negozio di cornici, assemblare, utilizzare i materiali per creare qualcosa, secondo me è importantissimo e bisognerebbe continuare a coltivare. È un pensiero che secondo me è molto, molto condivisibile perché è quello che può aiutare la persona a sviluppare, a migliorare e
a creare una situazione oggettivamente migliore in tutti i sensi. Non è l'unico modo, secondo me questo, cioè tutte le forme dall'artigianato all'arte, c'è tutta un'evoluzione, un mondo che può proprio portare a migliorare noi stessi. Michelangelo Pistoletto, uno dei fondatori del movimento dell'arte povera, da sempre impegnato nell'arte rivolta al sociale. Con i suoi specchi ha inglobato spettatori, passanti, quante più persone poteva inglobare nella sua opera d'arte. Nel 1997 fonda Città dell'Arte a Biella, che è un laboratorio di idee nel quale avvengono elaborazioni che portano in tante diverse direzioni, non solo quella artistica, in direzioni imprenditoriali, di sostenibilità, eccetera. Cioè ha un concetto di arte allargata, esattamente come l'aveva anche Joseph Beuys. Ti riconosci in questo, Michelangelo? Ah, certo, mi riconosco e stai spiegando bene. Io, partendo dai quadri specchianti che nascono con i primi lavori del 61-62, apro lo spazio del quadro alla partecipazione del pubblico. Lo spettatore entra nell'opera. Il mio autoritratto diventa l'autoritratto di noi, l'autoritratto della società, l'autoritratto del mondo. E quindi nasce di lì la mia necessità di inglobare l'esistente, di inglobare il mondo, inglobare la società. Non è più solo un'opera autoreferente, ma è un'opera che comprende, che abbraccia gli altri, che abbraccia la società. Un'opera plurale, dunque. Questa attività da allora. Un'opera plurale, un'opera allargata, un'opera che poi passa a diversi livelli di cui parleremo adesso. E poi ci sono i vari passaggi per arrivare, giustamente come hai detto, alla Città dell'Arte, attraverso il manifesto di progetto Arte che ho fatto negli anni 90, e dove dico che l'arte deve essere il luogo di l'elemento di congiunzione di tutti i vari settori che compongono la vita e la struttura sociale. Quindi l'arte come agente, come dispositivo di trasformazione sociale. L'arte è il motore del pensiero, il motore delle idee, e l'arte nel XX secolo ha sviluppato una autonomia così straordinaria dell'artista, la singolarità, la soggettività dell'artista portata alle estreme conseguenze, ha portato l'arte a una tale libertà che doveva corrispondere poi subito, in seguito, non solo più alla libertà personale, ma a una responsabilità condivisa. Più sei libero, più sei responsabile. Io sono stato libero di trovare la soluzione della mia opera personale, che è diventata un'opera comprensiva della società. E quindi era naturale che dall'individuo dovessi passare agli individui, dall'io al noi. Ma ogni uomo è un artista, è un concetto che ti risuona in qualche modo, ovviamente, come intendeva Beuys, non che tutti siano pittori o scultori. Da quando siamo usciti dalla natura, quindi quello che io chiamo il morso della mela, siamo usciti dalla mela,
abbiamo cominciato a creare un mondo artificiale. Mondo artificiale vuol dire arte, perché la parola artificio ha come radice la parola arte. Quindi è un mondo fatto ad arte. Abbiamo trasformato l'animale in essere artistico, in essere pensante, in essere creatore. Quindi abbiamo imitato la creazione della natura artificialmente e via via abbiamo creato un pianeta artificiale, che è quello in cui viviamo oggi, che sta in qualche maniera, così come vediamo, arrivando a collidere con il pianeta naturale. E quindi l'arte ha fabbricato il nostro pianeta artificiale e siamo tutti, come dice, esseri umani, ma nello stesso tempo con il computer in mano. Ecco, questo declino che l'umanità sta vivendo in questo momento con le catastrofi naturali, con le catastrofi provocate direttamente dall'industria, dalle emissioni, con i cattivi stili di vita e con le malattie, le infezioni che bene o male ci riguardano tutti, ecco, questo declino si può in qualche modo arrestare? Possiamo avere ancora del tempo, ancora delle possibilità? Io, per quanto mi riguarda come artista, ho realizzato una formula, un simbolo formula, che è la formula trinamica. Trinamica vuol dire la dinamica del numero 3. Fai conto il simbolo dell'infinito, il simbolo matematico dell'infinito, che è una linea che incrociando se stessa produce due cerchi. Io l'ho incrociata due volte e sono nati tre cerchi. Il terzo cerchio è quello centrale, che unisce tutti gli elementi opposti, diversi, che possiamo identificare nei due cerchi esterni. Dal tutto al nulla, dall'ossigeno all'idrogeno, che all'interno creano, che tra loro nel cerchio centrale creano l'ossigeno maschile e femminile, che creano una persona che non esisteva, il polo positivo e il polo negativo, che insieme questi due poli polarizzati creano l'energia elettrica. Insomma, tutto funziona per questa polarità, questa dualità che trova posto in questo triplo segno. Due elementi esterni che si uniscono al centro e producono qualcosa che non esisteva. Questa è anche la formula dell'equilibrio e dell'armonia. E dunque io ho trovato proprio la formula della creazione, dell'armonia, ed è questa che deve essere applicata poi per passare a questa terza fase. Allora, abbiamo il primo paradiso, che è quello naturale, che mettiamo in un cerchio. Abbiamo il secondo paradiso, quello artificiale, che mettiamo nel cerchio opposto, e al centro dobbiamo creare il terzo paradiso, che è quello che non esiste ancora. Quindi è la creazione che dobbiamo fare tutti insieme a livello planetario. Michelangelo, identità e differenze tra Michelangelo Pistoletto e Joseph Beuys. Tu hai elaborato un documento e una teoria che si chiama democrazia. Beuys parlava di democrazia diretta. Così, in poche battute, identità e differenze tra di voi. Beh, ci sono degli obiettivi che sono assolutamente comuni, ancora più che paralleli, sono comuni. Sono quelli di portare un cambiamento, una rigenerazione nella società umana. E questo, noi siamo partiti però da due punti diversi per arrivare a sviluppare un percorso che porta verso un comune obiettivo. Ma questo comune obiettivo ormai si sta diffondendo nella società, si parla sempre di più di responsabilità,
si parla sempre di più di sostenibilità. Ormai è chiaro che la sostenibilità è stata portata al livello di ONU attraverso i 17 punti programmatici per la sostenibilità che devono essere applicati ormai socialmente. Noi artisti intravediamo delle cose che poi scientificamente, praticamente, vengono poi sviluppate nel tempo. Quindi la coscienza collettiva, si può dire, si stia risvegliando, forse in piccola parte, ma sta succedendo qualcosa? Ma certamente, come ho detto. Anche con le ambasciate del Terzo Paradiso, gli ambasciatori del Terzo Paradiso, che sono comunque i portatori sani di questo messaggio di responsabilità individuale e di adozione di nuovi e differenti stili di vita, di amore e di attenzione nei confronti dell'ambiente, della natura, della società. Ecco, questi, no, mi sembrano i punti sui quali poter fondare dei nuovi paradigmi, che sono i vostri, che partono dagli certo. anni 60-70. Certo, ma quando vabbè, è chiaro che io sono partito dallo specchio negli anni 60. Sei partito da un riflesso e sei arrivato nella carne delle persone. Esatto. Vedi, lo spettatore davanti al quadro specchiante è partecipe dell'opera anche fisicamente, perché quello che vede davanti a sé ce l'ha dietro a se stesso. Lo specchio gli sta davanti e quindi vede davanti a sé tutto quello che gli sta alle spalle. Basta che si muova all'indietro e si vede entrare nello specchio. Quindi è la persona che si deve muovere per andare avanti, si deve dar da fare. Ecco, nasce di lì il mio processo verso non più solo l'io, ma il noi. Metti da una parte in un cerchio, metti io, dall'altra parte metti tu, al centro avrai noi. E quindi il noi è il moto vero, il risultato diciamo attivo dell'io e te. Però, certamente a un certo punto succedono tantissime cose nel frattempo. Boyce non c'è più, ma se ci fosse ora farebbe anche lui altre cose, passi avanti. Io ho fatto nel 2012, il 21 dicembre 2012, era dato come il giorno della fine del mondo, perché finiva il calendario Maya. Allora, il fine del mondo. Bene, io mi sono detto, insieme alla Città dell'Arte, ci siamo detti, ma se quello è il giorno della fine del mondo, beh, non sarà quello, veramente. Ma ci siamo incamminati bene, ci stiamo arrivando prima o poi, perché stiamo veramente deteriorando il pianeta. E quindi dobbiamo fare di quel giorno il giorno della rinascita. Quindi è diventato per noi il giorno della rinascita. Quindi facciamo una festa il 21 dicembre, che è il giorno della rinascita di ogni anno. Allora, da quel giorno sono nate le ambasciate del Terzo Paradiso e della rinascita, Rebirth Day. È chiaro che ormai sono tante le ambasciate sparse nel mondo, che partendo da quel momento di rigenerazione stanno lavorando per portare la democratica, trasformare la democrazia in democrazia. Grazie Michelangelo, sei stato estremamente esplicativo e chiaro sul percorso che dovremmo un po' tutti adottare, intraprendere, e sul lavoro tuo e anche sui concetti boissiani che sono stati declinati, insomma, in modo piuttosto cristallino. Ti ringrazio moltissimo per aver partecipato con l'Autof a questa celebrazione del centenario di Joseph Beuys. Arrivederci e grazie. Thank you.
quel che ho. È una fotografia. Tutto quel che ho è una fotografia, e tutto quel che ho è una fotografia. E tutto quel che ho è una fotografia. E tutto quel che ho è una fotografia, e tutto quel che ho è una fotografia, e tutto quel che ho è una fotografia. 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 E tutto quel che ho. Ciao, sono Ilaria Bellotti e l'azienda in cui vivo e lavoro è la Cascina di Ulivi. È un'azienda nata negli anni 80, è stata comprata ancora dal mio bisnonno, poi mio padre a 17 anni ha deciso di fare il contadino e di stabilirvi. E ha iniziato con l'orto, poi per passare alla vigna e alla produzione di vino, tutto usando l'agricoltura biodinamica. Da 3 anni la porto avanti io. L'agricoltura biodinamica è un'agricoltura sana, che non prevede l'uso di pesticidi, chimica né in campagna né in cantina. È un'agricoltura che valorizza il suolo, la pianta e tutto l'ecosistema. Ed è un'agricoltura che fa bene anche all'uomo e valorizziamo anche le persone e il modo di lavorare. Quest'oggi mi trovo in una vigna giovane. Insomma, il messaggio che vogliamo mandare è che di agricoltura si può vivere e bisogna ridare valore al prodotto agricolo e alle terre abbandonate, e speriamo che tanti giovani si avvicinino a questa realtà. Ich habe ganz klar die Position, dass ich diese Arbeit als Künstlerin mache und dass für mich die Qualität sichtbar ist. Und zwar, mich fasziniert, dass wenn ich Prozesse so baue, dass die Leute wirklich ernsthaft beteiligt sind, also nicht so zu tun, als ob,
dass dann eine Qualität entsteht, die weitaus höher ist, als wenn die Spezialisten zusammenarbeiten. Also auch wenn ich mit irgendeinem, und das kann der Top-Architekt der Welt sein, ist die Fülle der Qualität niedriger, als wenn ich ernsthaft halt, aber in einem künstlerisch begleiteten Prozess die Dinge zusammenbringe. Das heißt, ich sehe diese Arbeit, die ist quasi, das Lernen passiert aus Versehen, das Soziale darf gar nicht im Mittelpunkt stehen, sonst laufen alle weg. Also gerade dieses Viertel hier, die haben so die Nase voll von Sozialarbeit und sonst was, das kommt denen das Kotzen. Also die gehen weg, wenn die sehen, dass hier jemand so aus so einem sozialen Hintergrund oder so ist. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass ich diese Arbeit als Künstlerin mache. Und ich mache im Moment auch quasi ein Forschungsprojekt. Erstaunlicherweise leite ich das, also aber ein Technologieforschungsprojekt in Brandenburg. Und da ist beteiligt die Bundesanstalt für Straßenwesen. Und die sagen, sie glauben, dass das so toll ist, weil das von einer Künstlerin kommt. Also das heißt, es gibt viele gesellschaftliche Bereiche, in denen, wo es gut ist, wenn, und das hat wieder mit Peripherie zu tun, deswegen passt der Ort, wo du als Künstlerin von außen guckst und eigentlich dich sehr zurücknimmst, aber dir voll bewusst bist über dein Handwerk, und das hat was mit Form zu tun, nur halt nicht, nur sozusagen die Form vom Ganzen. Also du würdest weglaufen, wenn ich dir bis ins Detail vorschreiben würde, wenn du beteiligt bist, was du jetzt bitte hier und dazu. Also dann ist... Wenn man so arbeitet, braucht jeder sein Projekt im Projekt, also seine eigenständige Entscheidung auch im Projekt. Und auch natürlich ich als Künstlerin brauche das auch, weil ich bin ja auch ein Mensch, und sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Und deswegen habe ich das mal so für mich, aber das ist auch nur eine Metapher, weil das stimmt natürlich nicht. Ich habe Architekten erklärt, ey, ich baue die Architektur von Veränderungsprozessen. Nur das Architektur denkt man ja auch wieder statisch, und Prozesse sind ja noch komplexer, also noch vielschichtiger. Ich gucke, dass es so einen Verbindungsfaden gibt zwischen diesem ganz abstrakten, wo es eher darum geht, also was kann Kunst dazu beitragen, also diese Komplexität, in der wir in der Welt leben, als interessante Herausforderung zu nehmen, also sozusagen, und so zu betrachten wie alle anderen künstlerischen Dinge auch. Ja. Ich hatte 2013 mit einem Vorgängerprojekt, nicht ich, sondern wir, also alle Beteiligten, einen Architekturpreis gewonnen, erstaunlicherweise. Also das war der Schulbaupreis NRW für den Prozess, das hat die Jury begriffen, und das Ergebnis, also für beides, sonst wäre ich ja unzufrieden gewesen. Und da war beteiligt eine Förderschule für Lernen und soziale und emotionale Entwicklung, und ich habe danach, weil das erfolgreich war und uns beiden sehr viel Spaß gemacht hat, den Schulleiter von dieser Schule gefragt, na, wollen wir noch was zusammen machen? Und er hat gesagt, also eher gerne. Und auf die Frage, was, hat er gesagt, es gäbe da so ein Viertel, da kämen sehr viele seiner Schüler her. Er glaubt, wenn ich da was bewegen würde, würden mir alle helfen. Und das klang irgendwie schräg und interessant. Und dann bin ich hier das erste Mal gewesen und habe dann in einem Gespräch von 20 Minuten mit drei Jugendlichen, die mich schon kannten, deswegen Vertrauen in mich hatten, die haben mir ihr Viertel analysiert, und da ist die Grundidee zu diesem Projekt entstanden. Und also ich habe nur zugehört, und die haben dann mitsamt der Idee, also dass dieses Viertel einen Ort braucht, der was mit Kommunikation zu tun hat und auch der die eigene Kultur spiegelt und der selbst entwickelt sein muss. Entstanden ist halt über ganz viele Stationen und Jahre quasi diese Bodenplatte von der Architektur, die als tatsächlich sozialer Ort, aber auch als Skulptur im öffentlichen Raum funktioniert. Was können künstlerische Positionen beitragen zu meiner Meinung nach, wenn ich es auf den Punkt bringen will, wirklich zum Umgang mit komplexen Systemen?
Man kann hier alles drauf machen. Es wird hier auch alles drauf gemacht. Also so, das ist ja dann der unzensierte Teil der Performance, der passiert alleine. Und dann seitdem bespielen wir dieses Ding ab und zu, also das bespielt sich selbst und ich entwickle halt begleite weiter die Weiterentwicklung. Dann ist in der Zeit was passiert, und zwar dieses, als wir angefangen haben, war das noch in Betrieb, also dieses Stahlwerk auf der anderen Seite. Das wurde dann erst an eine finnische Firma verkauft und ist jetzt in der Hand von irgendwelchen Immobilienspekulanten. Und das ist klar, dass da irgendwann Stadt entsteht. Das heißt, dieses völlig abgeschnittene Viertel, was halt nur durch die Bushaltestelle, und das war auch eine wichtige Entscheidung von den Kindern, dass man halt mit dem Bus hierher fahren kann, mit der Stadt verbunden ist, wird potenziell in 10 Jahren mitten in Düsseldorf sein, und die erste Reaktion von den Kindern hier aus dem Viertel, die meine Hauptansprechpartner immer ist, weil die auch ohne so viele Hemmungen wie die Erwachsenen in Kontakt gehen, also leichter. Die haben gesagt, also das Wichtigste wäre ein riesigen Zaun, dass dann niemand hier rüberkommt. Und damit habe ich dann halt gespielt. Ja. Und daraus hat sich quasi wie so ein nächstes Projekt entwickelt, dass wir angefangen haben, mitzuplanen, was auf der anderen Seite ist. Also in dem Stadium, das ist das eine, und sonst, ich glaube, Anfang dieser Woche stand in der Zeitung, dass die grüne Bürgermeisterin gesagt hat, das gibt so ein Musikfestival in Düsseldorf. Also dieses Jahr sollte bitte dieses Musikfestival nicht nur sein im Hofgarten und so, sondern das sollte auch dieses hier als Bühne mitbespielt werden. Dann habe ich gedacht, super, wenn nicht ich sowas vorschlage, sondern wenn ich in der Zeitung lese, dass jemand vorschlägt. Und das hat ja dann wieder was mit Kunst und Gesellschaft, aber in einem ganz anderen Sinn zu tun. Und das erzähle ich vielleicht auch, weil das finde ich total verrückt. Das ist mir öfter aufgefallen, aber ich erzähle die letzte Begegnung. Wir waren irgendwann, ich denke, es ist auch bestimmt 5 Jahre her, war ich mit den beteiligten Kindern in der Kunstsammlung K21. Weil wir dachten, ich dachte, das ist nicht so gut, wenn das nur an mir klebt, sozusagen. Das war noch vor dem Stipendium. Und dann haben wir geguckt, welche Künstler man vielleicht noch dazu holen könnte als Partner. Und die Kinder haben sich die Kunst angeguckt. Wir bekamen dann halt auch so Begleitpersonen, also als Kontrolle quasi. Dann haben die den Kindern irgendwas erzählt. Sie wissen ja, dass sie jetzt keine Lust hätten, ins Museum zu gehen. Die Kinder haben gedacht, was erzählt der da? So. Aber die haben die behandelt wie die ganzen Gymnasiasten, die aus Pflicht dann ins Museum gehen. Und die Kinder sind durchgegangen und haben sich sozusagen ausgesucht, welche Kunst ihnen gut genug ist, dass wir die als Partner hier, also das heißt, die haben aus ihrer Intuition nach Qualität in den dort ausgestellten Kunstwerken gesucht. Dass dieses, was der Beuys sagt, dass die das einfach so selbstverständlich sich natürlich selber auch als Kreative empfunden haben, die unter Kollegen gucken, wer gut genug ist, dass er oder sie es wert ist, dass wir mit ihr oder ihm zusammenarbeiten. Das finde ich irre, weil normalerweise hat ja Kunst wirklich so eine Bildungsbürgerfunktion, also in unserer Gesellschaft. Ja? Also wie gesagt, die Gymnasiasten werden dahin geschickt, die werden dann nachher im Abitur geprüft, ob sie wissen, welcher Künstler berühmt ist und so. Und das finde ich total irre. Und das ist auf eine ganz subtile, nicht plakative Art und Weise passiert auch das aus Versehen. Ja? Die Qualität der Prozesse an ihren Ergebnissen sehen kann. Und weil ich halt eher sozusagen, weil ich ja ursprünglich Bildhauerin bin, sehe ich das an diesem Ding hier. Aber das kann man natürlich genauso an Ideen sehen. Und genau. Das finde ich ganz verrückt. Also dass diese Behauptung, dass das Avantgarde aus der Peripherie, also dass da. Ja, genau. Also, genau. Peripherie ist für mich eigentlich was ganz Fruchtbares. Und wie die Möglichkeit von verschiedenen Rändern zu gucken.
bei der ersten von diesen Bausteinen einer Theorie des Peripheren war ein Geograf dabei, der Peripherie bezogen hat auf so geologisch, auf die Ränder von, also wo halt so auf diese, wie heißen die, Kontinentalplatten und wo die sozusagen, wo es da knirscht, da entstehen Vulkane. Und ich als Künstlerin interessiere mich für Stellen, die dysfunktional sind. Da wird es interessant. Also sozusagen, ich habe ja nichts gegen Normen, es darf alles so bleiben, aber das ist sozusagen für, also die für Neuerung oder für Weiterentwicklung ist das Knirschen oder was weiß ich, das was an der, vielleicht auch an der Berührung zwischen verschiedenen Rändern passiert. Peripherie ist vielleicht wie das Gegenteil von dem vom Mainstream. Und wenn ich beides nicht werte, also in diesem Titel von dieser, das ist ja auch so eine Arbeit quasi, dieses Zentrum für Peripherie, da ist ja beides drin. Und in dem Disparaten da drin, also in dem Zwischenzentrum und Peripherie oder in dem, was halt unklar ist, da wird es spannend. Sono Vittoria Mascellaro, studentessa Nava, e oggi collaboro con il teatro Out Off per la celebrazione del centenario di Joseph Beuys. Andiamo! Buongiorno! Scusa, disturbo, non c'è problema, dimmi tutto. Allora, io non so suonare la chitarra, non sono mai stata capace per gli strumenti. Però studio arte e siamo in un posto perfettamente artistico. Sì, guarda, sì. Secondo me mi sono resa conto che in questo periodo abbiamo un po' difficoltà ad ascoltare. Io non lo so se lei con la musica percepisce questa cosa. Non sono qui stati fatti i tour live, siamo qua. Sì, sì. Ma a prescindere, non siamo proprio in grado di ascoltare quello che le persone dicono, la natura, come ci parla. Forse la musica ci può anche un po' aiutare in questo, credo. Certo. E infatti altrimenti non sarebbe successo questa situazione catastrofica dove siamo rimasti un po' tutti bloccati. E forse una persona che ha provato a fare questo elogio all'ascolto è stato Joseph Beuys, non so se lei lo conosce. Purtroppo no, però mi piacerebbe saperne di più. Sì. È un artista tedesco, okay, che nel 65 ha deciso di entrare in questa galleria di Düsseldorf e seduto culla tra le braccia una lepre morta. Okay. È una situazione un po' si fa forte. E perché succede questo? Perché la lepre è un po' la metafora. La lepre ha delle grandi orecchie, quindi per natura è portata ad ascoltare. Okay. E lui dice: come faccio a spiegare a questa lepre morta quasi che ci sono qua in galleria? Un animale è morto, ha un partesano e così. E ci prova. E questa è un po' il suo modo per far capire al mondo che non sempre c'è bisogno di parlare. Cioè, possiamo anche stare fermi ad ascoltare, io potrei mettermi qua seduta ad ascoltare lei mentre suona la chitarra e mi potrebbe dare qualcosa. Poi se l'ha fatto in una galleria d'arte, noi lo possiamo fare tutti i giorni. Forse imparando un po' ad ascoltare riusciremo a liberarci da questa razionalità che ci costringe a dare un senso sempre a tutte le cose e rompere questo fil rouge. Quindi è un augurio per me, per lei, per il mondo in cui siamo
e sicuramente oggi magari dirà, oh, andiamo a vedere questa performance di Boys per vedere dove posso arrivare, cosa possiamo fare tutti insieme e magari non cullare un animale, ma la nostra anima. Ovviamente possiamo partire dal suonare la chitarra. Sì, questa è una cosa che non solo fa bene a chi suona, ma anche a chi ascolta. Anche a chi ascolta. È cibo per l'anima. Non sono sicura. Come vogliamo parlarne? A quale linea vogliamo attenerci? Il pensiero è la categoria centrale. La questione del pensare mette in gioco la libertà. Sconvolgere, agitare, mettere sotto sopra. Sconvolgere, agitare, mettere sotto sopra la scienza. Dietro all'idea del concetto allargato dell'arte, della plastica sociale, il punto è cambiare la scienza. Il compito dell'arte, della scienza, deve essere ridefinito. Tutto nel linguaggio dell'arte attacca le forme della conoscenza in senso ampio. Politica, capitalismo, materialismo. Questo è un aspetto importante per noi. In questo caso siamo nel cuore del caring with. Per chi? Per chi? E per che cosa? Ci sentiamo in realtà responsabili. E per quali motivi? Si tratta di importanti domande circa il comportarsi, il comportamento responsabile nel discorso scientifico, nelle strutture. Questa, secondo me, è una questione di partecipazione. Ogni uomo è un creativo. Si tratta di partecipazione. Libertà è un processo di autoconsapevolezza, partecipazione. Il nostro punto di partenza consiste nel compostare esattamente questo punto. Da dove nasce l'immaginazione? Da un sovraspazio? Da uno spazio spirituale? Sono io più grande delle mie condizioni materiali? Beuys si è sempre dichiarato contrario alla conservazione delle sue opere d'arte. Honig, Filz, Fett. Un'esperienza. A Düsseldorf qualche tempo fa venne mostrata una vecchia installazione. Honig, Filz, Fett, miele, feltro, grasso. Il grasso come massa amorfa, non amorfa, che si trova già in decomposizione. Quando lo speck sta in vetrina è già qualcosa di vivente. Non interrogarsi solo sul risultato. L'arte si interroga sull'origine del processo. Ah, qua a me disturba molto però la parola origine. Credo che Beuys prenda le distanze dall'idea di arte come creazione, dall'opera d'arte come creazione di un soggetto operante in modo consapevole. Ma che cosa intende Beuys quando parla di materialismo? Sfuggire al materialismo, esattamente come anche al capitalismo e alla democrazia. È possibile mantenere queste differenze tra materialismo, materialità e plasticità? L'essere umano è libero o, essendo essere sociale e come tale legato, definito da circostanze dell'essere materiale? L'essere umano è un essere sociale. Ma oltre a ciò è un essere libero. Noi parliamo delle società, di infinite società.
o forse di liberazione, ma non di uno stato di libertà autonoma, soggettiva. Libertà! Per me Beuys, no, per me Beuys non è una figura di liberazione, no. Lui è parte della palude, però ci scava un po' intorno. Per Beuys la libertà è un obiettivo per cui si lavora, per il raggiungimento del quale l'uomo può diventare istruito ed educato. Allora il nostro sguardo aperto si dedica alle connessioni e vincoli nelle strutture che ancora non vengono pensate. Il ritorno deve per forza essere un ritorno. Deve tornare indietro, non può smettere di farlo. È una rielaborazione costante, continua, e negoziare le responsabilità, partecipazione. Noi non esistiamo. Noi siamo gli altri. Il concetto centrale potrebbe essere che l'abisso, che è qualcosa che non ha soltanto un significato positivo, l'abisso, l'esperienza del baratro e l'impatto che ne deriva, il potere dell'impotente, questo è il concetto centrale. La forza che risiede nel creare qualcosa di nuovo, nel disegnarla, si trova nel baratro, nell'esperienza, nella vulnerabilità attraverso la quale siamo legati gli uni con gli altri. Ogni uomo è un creativo. Il processo plastico sta nello sviluppo e nella crescita proprio di questa creatività. E allora la forma del pensiero è una scultura. Forse dovremmo iniziare dal processo. La nostra pratica è un processo con un inizio e una fine. Ci si rende conto di come le strutture lavorino come strutture e come sorgano delle cose che prima non c'erano, ma poi... Sì. Partecipazione non come quindi processo dell'io prendo parte a qualcosa d'altro. No. Secondo questa plasticità il noi effettivamente non esiste. In quanto il noi è sempre un dove e un chi altro. Di quale forma di narrazione quindi abbiamo bisogno nelle nostre controversie per poter spegnere o compostare quali modalità di pensiero? Non ti perdere. Resta. Resta. La questione del pensiero è centrale per la libertà. La posizione di Beuys deve poter essere disfatta, non per essere annullata, ma per poterla ancora estendere, portare ancora più in là. Non distrarti. La questione del pensiero è centrale.
determined by unanimous decision. Your winner is the red corner.